Ciao ragazzi, grazie, benvenuti, bentornati nel mio salotto, nel salotto di chitarrista d'appartamento. Sono Alessandro e prima di iniziare desideravo appunto ringraziare voi. L'ultimo video, quello dedicato a Duesenberg, ha ricevuto oltre 12.000 visualizzazioni e tantissime condivisioni. Invito ancora chi non si è iscritto di iscriversi al canale per rimanere sempre aggiornati su quelli che saranno i nuovi contenuti. Inoltre vi ricordo che su Instagram troverete dei contenuti completamente diversi rispetto a quelli che trovate qui sul canale. Registro un casino di tamarrate sulle storie Instagram, quindi seguitemi sul canale Ale Teruzzi Instagram. E questa sera parliamo di una grande chitarra e di una grande azienda, Taylor TZ5 Pro. Quando si pronuncia il nome Taylor, la prima cosa che a me viene in mente è una chitarra acustica. Qui ci troviamo davanti a una chitarra, sembra elettrica, in realtà è sia elettrica che acustica. Ma adesso andiamo nel dettaglio e cerchiamo di scoprire questo strumento. Ci tengo a precisare che io non sono un chitarrista acustico, quindi ho cercato di fare del mio meglio. Ringrazio Matteo Bergamini, che si occupa della distribuzione sul mercato italiano di Taylor, che mi ha proposto di creare il primo contenuto italiano per questo strumento. Come tutti gli strumenti di Taylor, anche questa T5Z è una chitarra estremamente curata. Il body è in frassino, un legno che io adoro e che ritengo estremamente risonante. Questo top meraviglioso fiammato è in acero, come anche il manico, tranne la tastiera che è in ebano. Le meccaniche sono sempre di Taylor, un capotasto sintetico, 21 tasti, il profilo è piuttosto slim, ponte fisso e micarta. Micarta è un materiale molto resistente creato con delle resine. Alcuni brand lo utilizzano anche per le tastiere delle chitarre. Molto interessante l'avvitamento, l'attacco che c'è tra il manico e il body. Inoltre sul retro troviamo anche lo slot per una batteria 9V. L'elettronica è composta da due humbucker di Taylor più un body sensor. La gestione dei suoni è affidata a un volume e a un tono per le frequenze basse e un tono per le frequenze più alte. Qui sul lato più alto abbiamo lo switch per selezionare 5 tipologie di sonorità completamente diverse. Ora vi faccio ascoltare i 5 suoni e per ogni tipologia vi do una breve spiegazione di che pickup andiamo a utilizzare. Nella prima posizione il suono è totalmente acustico. Funziona il pickup al ponte insieme al body sensor. Andiamo ad ascoltarlo. Spostando lo switch andiamo ad azionare esclusivamente il pickup che troviamo qua sotto, quindi l'humbucker al manico. Se sposto ulteriormente lo switch, funziona esclusivamente il pickup al ponte senza il body sensor e ho registrato una sonorità molto simile a quello che ricorda un po' la sigla dei Simpson. Mi sposto in quarta posizione e possiamo ascoltare entrambi gli humbucker in parallelo. Le regolazioni dei toni e del volume in questo caso sono tutte a metà. Adesso vado ad alzare un po' di più le frequenze medio-basse. Ora riporto le frequenze medio-basse a metà e alzo le frequenze medio-alte.
ora rimetto tutto flat e alzo al massimo il volume, quindi mando più segnale. L'ultima posizione sono ancora entrambi gli humbucker in serie. Intanto parliamo di una chitarra hollow body, quindi una chitarra vuota, estremamente leggera. I suoni possono variare veramente tanto in base a come andiamo a selezionare e a gestire i potenziometri. Questo significa che possiamo avere veramente un'infinità di sfumature. Un po' di considerazioni, ragazzi. La chitarra, come vi dicevo inizialmente, dal punto di vista della lavorazione è ineccepibile, è perfetta, non ha un difetto. I suoni mi sono piaciuti un casino, ma soprattutto la figata è quella di poter passare da un sound acustico a un sound completamente distorto. Un'altra cosa estremamente figa è che quando hai il sound acustico ma con un action di un'elettrica ti sembra veramente di volare. Un'altra cosa interessante è quella di poter fare dei bending con una sonorità totalmente acustica, non che non si possano fare con una chitarra acustica vera e propria, ma sicuramente l'effetto in questo caso è decisamente diverso. Dimenticavo, questa chitarra monta delle corde 0-11, quindi non è una muta estremamente pesante, ma di base anch'io sulla mia chitarra acustica monto delle 0-11. Bene ragazzi, penso di avervi detto tutto, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate, lo so, volete sapere il prezzo, come tutti gli strumenti di fascia alta non costa poco, è una chitarra che viene venduta intorno ai 3.700 euro e devo dire che per le sonorità e la tipologia di strumento è un prezzo in linea con il brand. Già che sono qua col microfono ve la faccio sentire anche da spenta. Che figa. Bene ragazzi, io come sempre vi ringrazio. Ringrazio nuovamente Matteo Bergamini per avermi dato la possibilità di utilizzare questa bellissima chitarra. Vi do appuntamento settimana prossima. Condividete il video sempre che vi sia piaciuto. Mettete un like che aiuta Chitarrista d'Appartamento a crescere. Da Alessandro, da questa bellissima Taylor T5Z e dal mio salotto, una buona serata. Ciao!